Family, io sono Karma e oggi siamo in un video diverso dal solito a tema Natale. Ovviamente essendo a dicembre, ragazzi, non potevo non fare un video dedicato alle feste e credo anche che non sarà l'unico del canale. In particolare questo che, come avrete capito, sarà girato interamente nel CAS e come avrete letto anche dal nome di questa sim, la protagonista di questo video sarà proprio la mia sim self. Quindi questo video è come una sorta di secondo speciale. Ho cercato di crearla il più somigliante possibile a me. Se volete potete anche constatare di persona su mio Instagram che c'è una fotina. E niente, spero vi piacciono questi generi di video, se sì fatemelo sapere con un commento. E cosa consiste questo video nel CAS? Come avete appunto visto, la mia sim self, poveretta, è totalmente nuda, totalmente priva di ogni cosa. Quindi lo scopo di questo video nel CAS è andare ad agghindarla per le feste e ho detto tutto, ragazzi, quindi creeremo per lei degli outfit totalmente a tema natalizio e ci sarà da divertirsi e la maggior parte dei vestiti che andremo a farle indossare sono materiale personalizzato, sono Sissi, che se siete interessati potete trovare giù nella descrizione, vi metto tutti i link delle cose che andremo ad utilizzare. Qua ci sono un po' le mie caratteristiche, i miei tratti, la mia ispirazione, voce, ecco, giusto per la faccio sentire. E appunto l'attrice, come ispirazione ho messo attrice magistrale, che è quella in cui mi rivedo di più, ma per il momento rimane solo un sogno così vago, perché non so dire manco mezza bugia, quindi che gioia, ragazzi. E direi subito di cominciare. Vi faccio come prima cosa vedere che ho scaricato degli occhi. Non ho mai scaricato occhi, però come vedete sono andati a sostituire quelli del gioco base. Quindi io vi chiedo, ragazzi, vi piacciono più questi? Ve li faccio un po' vedere, oppure devo andare a eliminarli per reinserire quelli del gioco base? Io spero poi che me li inserisca in automatico. Niente, fatemelo sapere. Io sinceramente sono abituata a quelli del gioco normale, del gioco base, quindi preferirei quelli, però se a voi piacciono più questi io li tengo volentieri. Questo è il colore, più o meno il colore dei miei occhi. E quindi adesso procediamo nel mettere la cosa che io ritengo fondamentale nella creazione di un sim, o meglio dopo che ho creato un sim, ovvero la mia matta skin. Quindi andiamo a prenderle. Io solitamente utilizzo una di queste due, o questa che si può mettere sopra la skin, credo, no, va ad eliminarla, va bene. Ma in questo video voglio mettere una skin un pochino più particolare, un pochino più realistica, quindi andiamo a mettere questa, ovviamente femminile, questa che è un pochino più scialla, e poi avevo in mente di mettere una cosina del genere. No, ma non me l'ha messa, ragazzi. Ah, perché c'è questa sopra, ok. Io avrei anche delle leggere lentiggini, però non le metto perché queste sono troppo eccessive. E la seconda cosa più importante per me da mettere ad un sim, femmina in questo caso, sono le ciglia finte. Quindi andiamo, no, su occhiali dovrebbero essere, a metterle delle ciglia finte. Ricordiamoci che questo che stiamo andando a creare è l'outfit quotidiano e quindi magari delle ciglia non troppo eccessive. Vediamo qui, no, andrei su queste. Queste, ragazzi, non mi dispiacciono, mi piacciono tanto. E poi il trucco lo facciamo dopo, passiamo ai capelli. Ne ho scaricati un bel po' e vi stupirò, ho scaricato anche, non pack, ma contenuto personalizzato, ho scaricato anche capelli stile alfa, che sapete non tendo mai a scaricare perché io prediligo i maxis match, come vedete. Ho scaricato questi che sono stile maxis, quelli che si assomigliano di più ai miei, io ce li ho più o meno fino a qui, però sono questi qua. E però purtroppo possiamo metterli solo di questa colorazione, perché io prima ero bionda, un po' più scura di così, però adesso non lo sono, sono più scura. Questi è vero che sono troppo scuri, ma vabbè, ragazzi, siamo su The Sims, creiamoci come più ci piace. Quindi io metterei questi capelli e andiamo subito a mettere il vestito a tema natalizio per
l'abito quotidiano, ma ce l'ho a dare qui ragazzi, contenuto personalizzato, e il vestito per l'abito quotidiano è questo qui. Vi piace? A me piace tantissimo, proprio da mamma Natale, e ce l'abbiamo in 4 colorazioni, questo un pochino più rosso, questo a righine e questo a righe più fini. Io metterei questo qua, il classico. E preparatevi perché ho scaricato anche delle scarpe, non ne avevo praticamente più, e quindi contenuto personalizzato e le scarpe per il look quotidiano sono proprio queste. Sono rosse, però ce le abbiamo anche in altre colorazioni, però ovviamente le mettiamo rosse, e mettiamo anche un bracciale. Io ne metto sempre uno perché è molto fine ed elegante, questo di feste da lusso, di lusso, oppure è di un altro, forse Vintage Glamour, adesso non ricordo, non riesco a capire il significato del bollino, vabbè, del logo, e lo mettiamo ovviamente rosso è un po' dorato come le scarpe. Andiamo a metterle anche una collana, questa l'ho scaricata, quindi la trovate sempre giù nell'info box, trovate il link, e ragazzi è un choker carinissimo, ed è questo, guardate, è bellissimo con questa stellina, c'è anche in altre colorazioni, però noi lo mettiamo classico, rosso e dorato, quindi che dite. E poi ovviamente tocco finale prima di creare il suo make-up, il cappellino, mettiamo il cappellino di mamma Natale, c'è anche questo volendo, però mettiamo quello proprio classico, togliamo femminile, non so perché non me lo dia. Eccolo qua, questo è uscito con Stagioni. E ovviamente rosso. Allora, l'outfit è completo, adesso andiamo a crearle un make-up. Per l'occasione ho scaricato un ombretto, un make-up occhi, e non vi fa scegliere le colorazioni, aspettate, ecco qui. Sono colori abbastanza scuri, abbastanza matte, quindi non credo che lo utilizzerò per questo outfit. Mi orienterei più su uno del genere, che a questo punto luce favoloso. Poi come eyeliner, bella così ragazzi. Poi mettiamo un fardo, ho scaricato questo che devo assolutamente levare perché è proprio esagerato e forte, quindi non mi piace, e andiamo a mettere il mio solito contouring di questo colore, no, forse è troppo scuro, eccolo qui, questo ci piace. E per l'occasione ragazzi ho scaricato 3 tipi di rossetti, uno più bello dell'altro, quello che mi piace un pochino di meno è questo, che forse è più un gloss, e potremmo anche metterlo in realtà, ecco, vedete, più così sul rosso. Però io prediligo assolutamente questi due matte. Io metterei per questo outfit questo colore, no, uno più scuro, no, forse questo qua, perché questo, vedete, ha un sacco di colorazioni bellissime, e questo ne è un po' di meno, però l'avevo visto qui il colore adatto, ed è questo rosso così, che si intona perfettamente al colore dell'outfit, insomma, del vestito, del cappello. E basta, abbiamo concluso ragazzi col look, con l'outfit quotidiano. Ditemi cosa avreste aggiunto, cosa avreste evitato, insomma. In descrizione vi ricordo trovate il link della collana, del rossetto, del vestito e delle scarpe. Nient'altro, forse anche degli occhi, e se riesco a ritrovarlo anche delle ciglia finte, però non ne sono sicura. Adesso ragazzi passiamo all'outfit formale, qui ci sarà da divertirsi perché anche per questo tipo di outfit ho scaricato un vestito che è bellissimo. Io però partirei mettendole una pettinatura, ecco, avevo pensato a questa pettinatura per il formale, sempre di questo colore, però abbiamo altre colorazioni. Vediamo se riusciamo a trovare il colore che ho io, no? Troppo topo questo, da color topo. No, in realtà no, forse questo, ma nemmeno ragazzi, no. No, 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 no. E quindi mettiamo questo.
come vestito, ragazzi, come vestito andiamo a metterle questo, che ho dovuto togliere il tag formali, ma più formale, cioè vestito più formale io non ne conosco sinceramente, e lo abbiamo in queste diverse colorazioni, anche questo così è bellissimo. Però per questo outfit ho pensato di metterlo tutto colore argento con queste scarpe che sono la figaggine. Ve le faccio vedere meglio senza vestito, ve le faccio vedere proprio con tutte le colorazioni, perché in caso le vorreste scaricare è giusto che sappiate nel dettaglio come sono fatte e tutti i colori disponibili. Guardate anche che carine rosa, però ovviamente noi le lasciamo così bianche argentate. E torniamo al vestito, benissimo ragazzi. Poi come collana io metterei un'altra collana che ho scaricato, che è questa ce l'ho anche nella realtà, è bellissima, con questa luna e questa stellina, tutte collane con le stelline, e ovviamente la mettiamo argentata. Poi mettiamole degli orecchini, anche qua ne ho scaricati un paio e sono questi, però mettiamoli col cosino argentato. Secondo voi il tutto sta bene? Ovviamente dobbiamo dare il tocco finale e creare il make-up. E io metterei sempre questo, quello che abbiamo messo per l'outfit quotidiano, perché non è né troppo chiaro né troppo scuro, e ha questo punto luce che per un outfit formale secondo me dà veramente l'idea di eleganza. E dai, mettiamo questo, tanto questo ombretto lo utilizzeremo per altri outfit. Poi passiamo alle ciglia finte, le mettiamo belle lunghe, ragazzi queste, e io direi l'eyeliner di non metterlo, perché già le ciglia così fanno il loro dovere. Mettiamole ovviamente il rossetto, e sono indecisa fra un nude molto chiaro, tipo questo, oppure sono indecisa se metterne proprio uno scuro. Ho trovato la colorazione perfetta ed è questo, che è una via di mezzo. E mettiamo ovviamente un po' di fard, uno non troppo, non eccessivamente scuro, eccolo qui. No, questo in realtà si avvicina più al colore del rossetto, sì, questo. E basta ragazzi, questo è l'outfit formale. Magari come ultimo accessorio mettiamole sempre un braccialetto, io le metterei sempre questo perché ragazzi è il più elegante secondo me, però in questo caso così argentato. Dunque abbiamo concluso con la creazione dell'outfit formale, addirittura il fermaio si abbina perfettamente al resto delle cose, e quindi possiamo passare al look sportivo. Look un parolone, perché per andare in palestra non è che si ha bisogno di chissà cosa, infatti le metterei solamente le ciglia, andiamo qui, nemmeno troppo lunghe, vediamo un po' quale possiamo mettere, ecco queste qui, nient'altro. Le mettiamo dei capelli, e io avevo in mente di metterle una coda, questa bellissima. E ripeto, tutto quello che le stiamo mettendo lo trovate giù in descrizione se siete interessati. Come vedete ragazzi, ho acquistato un giorno la spa, perché era un game pack che mi mancava, e mi mancava davvero tantissimo, perché dà un sacco di possibilità, come fare le immersioni, andare alla spa, fare la sauna, e quindi finalmente sono riuscita a prenderlo, e finalmente possiamo fare un sacco di cose. Questo mi piace tantissimo, non fa niente che siamo a Natale, quindi fa freddo, perché magari in palestra c'è l'aria condizionata, quindi non è un problema. E come parte inferiore io avevo in mente di mettere una cosa del genere. Che dite, sta bene? Grigia non c'è. Come scarpe invece, vediamo un attimo. Ecco, delle scarpine da tennis così, mettiamole anche un orologio. Sì, per guardare l'ora, e basta, questa è lei sostanzialmente, molto semplice per andare in palestra. Passiamo dunque al look tra virgolette da notte, non aspettatevi una mise, particolare, perché ho scaricato per l'occasione questa parte inferiore, troppo bella, natalizia, ovviamente super natalizia, ce l'abbiamo in due colorazioni, io ovviamente
scelgo quella più rossa possibile. Per la parte superiore, ragazzi, secondo me questo maglione ci sta da Dio, sembra proprio il completo. Pantofole ovviamente queste rosse. Passiamo avanti e anche per quello da festa, ragazzi, ho scaricato un vestito carinissimo a tema Natale ed è questo qui. Guardate la bellezza di questo vestitino. Allora, a me questo mi piace tantissimo, però essendo che dobbiamo cercare di realizzare degli outfit molto natalizi, cioè non proprio da tutti i giorni, ecco, io andrei a metterlo così con questa pellicetta. Passiamo alle scarpe. Io avevo in mente di mettere le stesse che abbiamo utilizzato per l'outfit quotidiano, ma sono davvero le uniche che vedo vicine, che vedo bene vicino a questo vestito. Le altre le tengo per altri look. Passiamo al make up e vi riservo per ultimo l'accessorio, un accessorio che ho scaricato che è perfetto per questo, da mettere con questo vestito, ma anche con altri vestiti in realtà, perché proprio più natalizio di quello non ce n'è. E quindi andiamo a sceglierle un bel make up occhi e vediamo un po' se mettere questo. Mettiamo questo ombretto qui, questo colore che sta abbastanza bene con questo eyeliner. Mancano però le ciglia finte, quindi andiamo dalle ciglia. Queste ci piacciono. Come fard metterei questo semplicemente, e preparatevi per il rossetto, ragazzi, perché le metteremo un rossetto abbastanza importante ed è questo verde qui. Ci sarebbe anche questo qua, però è più tipo, no, petrolio, però questo è perfetto, è un verde tipo velluto. E l'ultima chicca è l'accessorio che ho scaricato, ed è un cerchietto, che carino, da renna. Io però lo metterei così, che sta proprio perfettamente. Le vogliamo mettere delle calze? Queste tipo? Ma sì, stanno bene. Ok, quindi questo è l'outfit da festa. Passiamo al costume da bagno. E per il costume da bagno io vorrei metterle questo, che non è un contenuto personalizzato, ma che secondo me sta molto bene, con un cappello, diciamo, questo. Sì. Le ho messo anche questo bracciale che fa molto estate, ma anche molto Natale, perché è anche rosso e diciamo dorato. Poi come trucco le metterei le ciglia, sì, queste qui vanno bene, e un rossetto, dai, ci sta, per ricordare sempre comunque il Natale. Magari le mettiamo il gloss in questo caso, allora questo lo vorrei mettere dopo, quindi le mettiamo questo rosso così. E questo, ragazzi, è il costume da bagno e mi fa impazzire. Passiamo all'outfit per i climi caldi. E qui vi stupirò, ragazzi, perché allora le metteremo un completino, cioè, che di certo non lo metterei per andare a fare una passeggiata, per andare al centro commerciale, perché, ragazzi, lo vedrete, è un bel po' osé. Quindi mettiamo contenuto personalizzato, perché l'ho scaricato, ragazzi. Il completino che lei andrà a mettere per uscire, per andare al mare, per, non so, fare una passeggiata, è questo. Molto, come vedete, osé. Non ha altre colorazioni, lo trovate sempre, se vi piace, in descrizione. Come scarpe, in questo caso, le mettiamo. No! Oddio, ragazzi, ho sbagliato. Contenuto personalizzato, le mettiamo queste, anche queste le trovate giù nell'info box, sono carinissime. Come capelli, allora, io ho pensato a questi capelli qui, anzi questi, invece come cappello avevo in mente di non mettere il classico cappello da mamma Natale, ma di mettere il cappello da folletto, questo qui. Sì, poi ho pensato anche a degli orecchini, che sono questi, perché ce li abbiamo belli rossi e anche dorati. Come invece ombretto, make up occhi, quindi andiamo a metterle
magari uno del genere, così. Come eyeliner, anzi, prima andiamo dalle ciglia finte, cioè finte ciglia normali, perché su The Sims non esistono le ciglia. Togliamo clima caldo e io le metterei, ragazzi, le metterei delle ciglia del genere, sì. Andiamo adesso dall'eyeliner. Questo ci piace, sì. Poi rossetto, 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 il nostro amato rossetto, togliamo clima caldo e per questo tipo di outfit volevo sempre mettere il gloss, però di questo colore. Che dite? Adesso sto avendo dei ripensamenti, no, non mi piace più e le andiamo a mettere questo, altrimenti no, questo è il colore più azzeccato che si avvicina al colore degli orecchini e basta. Cos'altro ci manca? Un fard. Questa volta andiamo su quello classico, questo colore. Infine passiamo all'outfit invernale, anche qui ci sarà da divertirsi. Partirei mettendole i capelli, ecco qui, questi volevo mettere per l'outfit invernale. Poi ecco qui il vestito pensato per questo look. Sbaglio sempre, ma perché? Ah, dov'è? Contenuto, ok. E appunto è questo vestitino, sempre da mamma Natale. Gli andiamo a mettere anche il cappello da mamma Natale. Ecco qui. Le volevo mettere con questo vestito anche delle calze. E ho pensato a queste calze, però bianche. Come scarpe, in questo caso direi di non andare a mettere le solite scarpe che ho scaricato, contenuto personalizzato, ma direi di andare a mettere dei semplici stivaletti. Vediamo un po' quali sarebbero bene. Questi direi di no. Questi? Sì, sembra tipo un folletto, ma forse un più da strega. Comunque stanno bene, quindi direi di sì. Come orecchini, che si vedono bene. Questi col pupazzo di neve, assolutamente rossi. Come trucco, questo. Ok, io metto sempre i soliti ragazzi, fantasia zero. Sono veramente gli unici che mi piacciono. E questa volta mettiamo un eyeliner del genere, senza la parte di sotto. Adesso le ciglia. Ok. Togliamo clima freddo, va bene. E come ciglia, vediamo, queste sono troppo sparate queste qui. Troppo, cioè, mi piacciono dritte. E queste, dai, mi piacciono. Poi un po' di contouring. Allora, mettiamo magari questo fardo semplice che abbiamo messo per i climi caldi. E guardate che carina già, e manca però il rossetto. E come rossetto, magari adesso possiamo mettere. Oppure ne mettiamo uno normale. Uno normale, ragazzi, sì. Niente ragazzi, abbiamo praticamente finito con la realizzazione dei look natalizi per la mia SimSelf e ve li voglio un attimo far rivedere con delle pose. È la prima volta che scarico delle pose, non sapevo minimamente come si scaricassero, però ce l'ho fatta, è facilissimo, come scaricare dei contenuti personalizzati, con la differenza che sono dei file zip che devi estrarre e inserire nella cartella mod. E in questo caso queste ecco pose sono legate al tratto buffo, perché ogni posa diciamo è legata ad un tratto. Quindi fatemi sapere appunto il vostro outfit, il vostro look preferito fra quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa, da bagno, caldo e freddo. Fatemi sapere inoltre se vi piace questo genere di video in cui nel cast andiamo a creare una simmina con i suoi rispettivi outfit. Ovviamente in questo caso abbiamo utilizzato la mia SimSelf perché ci tenevo un sacco a farvela vedere, ma le prossime volte andremo a creare noi da zero una simmina per poi realizzarli tutti i suoi outfit, tutti i suoi look fatti per lo più da contenuti personalizzati da CC che andrò io appositamente a scaricare a seconda del tema scelto da voi. Quindi in questo caso tema natalizio, i prossimi temi li sceglierete voi. Niente ragazzi, non mi resta che salutarvi. Vi ricordo che giù in descrizione trovate tutti i link delle cose che abbiamo utilizzato per questi look. E niente, se vi va lasciate un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!